Ciao a tutti, oggi prepareremo la maionese rossa. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono olio di semi di girasole, uovo a temperatura ambiente, succo di limone, aceto, sale, barbabietola, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere l'uovo, l'aceto, il limone, il sale, chiudere con il coperchio ed azionare il bimby per un minuto. A velocità 4 e versare l'olio sul coperchio. Mettere da parte. Abbiamo rimosso la farfalla, adesso mettere la barbabietola, il pepe, il sale ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Ripetere nuovamente, azionando il bimby per 10 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo ed azionare nuovamente il bimby per 10 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale. Aggiungere la maionese. Ed azionare il bimby per 8 secondi a velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola ed azionare il bimby per 8 secondi a velocità 5. La maionese è pronta. Maionese rossa. Grazie e alla prossima ricetta. Maionese rossa.